Grazie Presidente, vi illustrerò molto rapidamente questo nuovo regolamento. È il regolamento attraverso il quale Roma Capitale disciplina l'erogazione di contributi al finanziamento di eventi e manifestazioni sportive. Quali sono le caratteristiche principali di questo nuovo regolamento? Innanzitutto la classificazione della tipologia di eventi che vengono finanziati, che sono gli eventi di tipo A, ovvero quelli di iniziativa di Roma Capitale. Gli eventi di tipo B, che sono i grandi eventi sportivi, quindi quelli dal valore agonistico oppure con un numero di partecipanti molto elevato e quindi un richiamo internazionale. Quelli di tipo C invece sono le altre manifestazioni sportive che abbiano temi di natura culturale, ambientale o sociale, quindi importanti non per il livello appunto competitivo o comunque il valore economico dell'evento, ma per tutto quello che comportano per quanto riguarda appunto gli eventi nei parchi, ad esempio, oppure dedicati alle fasce più deboli. Infine, la tipologia D riguarda le attività di particolare interesse dell'amministrazione, e che sono quelle attività quindi sportive che però hanno anche in questo caso ricadute di natura sociale, ad esempio, e quindi per le quali l'amministrazione ogni anno darà un contributo. Le iniziative di Roma Capitale sono individuate dalla Giunta e quindi seguirà a questo regolamento una disciplina approvata con deliberazione di Giunta Capitolina che annualmente indicherà quali sono queste iniziative, ad esempio la Notte Bianca dello Sport. I grandi eventi sono quelli invece organizzati fondamentalmente dalle federazioni o comunque da grandi organizzatori e dovranno essere comunicati entro il 30 giugno dell'anno precedente. Gli eventi più piccoli invece avranno a disposizione più tempo e dovranno essere trasmessi via PEC al Dipartimento Sport e Politiche Giovanili entro il 15 di settembre. Le attività di cui alla lettera D dovranno essere comunicate entro il 31 di luglio. Queste quindi sono le scadenze che dovranno essere rispettate, che sono state aggiornate sulla base dell'esperienza che abbiamo vissuto in questi 2 anni e quindi abbiamo messo a frutto il lavoro degli uffici che hanno finanziato una novantina di eventi sia nel 2017 che nel 2018 e abbiamo l'obiettivo con questo nuovo regolamento di arrivare a finanziarli con un maggior tempismo. Stiamo finanziando, erogando adesso i contributi per alcuni eventi che si sono svolti nel 2017. Vogliamo invece che il contributo venga erogato il prima possibile. Per quanto riguarda i criteri di valutazione, i principali sono per quelli più grandi, per gli eventi di tipo B, l'inserimento all'interno dei calendari delle federazioni nazionali o internazionali, oppure quelli più piccoli, la ricaduta territoriale delle manifestazioni e quindi il fatto che si svolgano nei parchi, oppure nelle ville, oppure nelle zone più periferiche, quindi al di fuori dell'anello ferroviario. Questo anche per tener conto del fatto che c'è una città che benissimo è interessata a fare sport, c'è una città che è interessata meno e comunque poiché molto spesso gli eventi sportivi oggi si svolgono in centro, che come sappiamo perfettamente è un'area molto congestionata, con questi contributi vogliamo aiutare chi invece si impegna a portare lo sport nelle periferie. E naturalmente la sostenibilità dell'evento, quindi qui si impegna a fare della raccolta differenziata e a ripristinare lo stato dei luoghi come era prima degli eventi, o in alcuni casi anche meglio, e come ad esempio accade per le park run. Oppure indicatori sociali, come ad esempio la promozione dell'integrazione etnica o sociale o culturale, l'accessibilità a questi eventi alle famiglie con figli minori di 16 anni. Per quanto riguarda i progetti di cui alla lettera D, quindi le attività sociali, anche in questo caso le caratteristiche principali sono il conseguimento di obiettivi sportivi di prestigio internazionale, nazionale o provinciale, attività a livello agonistico. Cosa significa questo? Che andiamo a favorire i cosiddetti sport minori,
in quanto ad esempio per organizzare la finale di Supercoppa Italiana di Calcio, ecco, un contributo di 5.000 euro evidentemente non serve a molto, mentre invece ci sono tanti eventi più piccoli per i quali un contributo anche di natura ridotta può essere molto importante, in alcuni casi fondamentale per farlo realizzare. Mi viene in mente ad esempio i campionati nazionali di tennis in carrozzina che si giocheranno a giugno presso un impianto sportivo comunale, un bellissimo evento di cui molto spesso i fari non sono puntati su questi eventi, beh, l'amministrazione è importante che li sostenga. E mi avvio verso la conclusione. Quello che è importante di questo regolamento, anche che appunto sottolineo vuole andare verso la semplificazione, sono i modelli che sono allegati. Ci sono due allegati, appunto i modelli di domanda, i facsimile per chi vorrà effettuare queste richieste, che è una cosa che sia aiuterà chi deve fare la richiesta, sia gli uffici che dovranno giudicarli. Quindi abbiamo eliminato tutta una serie di lungaggini che derivavano dalla composizione delle commissioni che saranno interne e appunto dalla differenza che oggi hanno tutte le domande, tutti i progetti che vengono presentati con dei modelli omogenei che quindi faciliteranno anche il confronto per andare a premiare appunto i progetti migliori. Grazie.